Buon pomeriggio, benvenuti a questa edizione straordinaria del nostro telegiornale del TG6. E allora è il giorno più lungo per il Teramo perché oggi si deciderà se il Teramo potrà disputare il prossimo campionato di Serie B che partirà il 5 settembre oppure se dovrà giocare in Serie D perché tra poco meno di mezz'ora dovrebbe iniziare il processo d'appello avverso la sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Giustizia federale pochi giorni fa, 2 settimane, 10 giorni fa, con la retrocessione del Teramo e del Savona all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza dello scorso anno, quindi con la retrocessione delle due società in Serie D, oltre ovviamente alle squalifiche per Luciano Campitelli e tutti gli altri interessati a questa vicenda. In collegamento, in diretta da Roma, per noi c'è Andrea Costantini, lo vedete già inquadrato. Andrea, qual è la situazione? Sì, lo potete ascoltare oltre che vedere. Alle mie spalle ci sono tifosi del Teramo, sempre calorosi, si stanno facendo sentire da quando sono arrivati. Vi abbiamo dato una prima testimonianza già nel primo collegamento al TG6, lo facciamo anche in questo momento. Li vedete, i tifosi che molto pacificamente stanno facendo sentire la loro voce, talmente in maniera pacifica che è concesso loro di essere praticamente vicinissimi all'ingresso dell'NH Hotel. Si vociferava che i tifosi potessero essere, tra virgolette, parcheggiati in un posto distante l'NH Hotel, anche perché qui, vedete, non c'è molto spazio tra l'ingresso dell'hotel e la strada, il Corso d'Italia, che in questo momento è coperto proprio dai camioncini dei carabinieri. Ci sono due camioncini dei carabinieri, di lato ci sono altri tre camioncini della Polizia di Stato. Bene, però sono qui vicino proprio perché il loro comportamento al momento è assolutamente civile, si fanno sentire, urlano e cercano dunque di dare sostegno morale al Teramo. Certo, non. Andrea, rispetto al collegamento che abbiamo fatto nel corso del telegiornale, a che ora è arrivato Campitelli e da chi era accompagnato? Guarda, Campitelli è arrivato intorno alle ore 15 ed è arrivato assolutamente Stanno andando le tesso. immagini in questo Sì, momento. arrivando le immagini, tra l'altro è stato accolto dai tifosi, però lui visibilmente emozionato non è andato in mezzo alla folla, ma è andato all'interno dell'hotel, ha preso direttamente la via d'ingresso. Dopodiché, appena entrato, ha trovato le persone più care e più vicine, quindi la figlia Francesca, i generi Andrea Michini, Michele De Luca, ma anche una sua strettissima collaboratrice, ovvero Angela De Patre, e con loro un po' ripreso fiato perché l'emozione è tanta. Abbiamo parlato un attimo con lui anche nel corso di quest'ultima ora nella hall ed è evidentemente provato, evidentemente teso ed emozionato. Peraltro, vi do una novità subito a livello processuale e poi vedremo delle altre immagini che riguardano Luciano Campitelli, perché nel collegio giudicante abbiamo parlato di una novità, la presenza di Vincenzo Cerulli Irelli, che insomma avvocato originario di Teramo, che ormai vive e lavora a Roma, che non ha bisogno di presentazioni, avvocato cassazionista ordinario all'Università La Sapienza di Roma. Ma c'è un'altra novità all'interno del collegio dei difensori: oltre a Michele Cozzone, ad Edoardo Chiacchio, a Monica Fiorillo, cioè lo staff dell'avvocato Chiacchio che finora ha seguito le vicende della Teramo Calcio, c'è un altro avvocato. Si tratta di Giovanni Di Giandomenico. Domenico, di Campobasso, esperto di questioni privatistiche. Anche lui farà parte del collegio dei difensori di Luciano Campitelli e un altro, tra virgolette, asso calato dalla Teramo Calcio proprio alla vigilia di questo secondo Ecco dibattimento. Andrea, stiamo adesso dalle immagini l'arrivo del professor Vincenzo Cerulli Relli, però nelle immagini precedenti abbiamo visto il direttore generale della ASL di Teramo, Fagnano. Come mai era lì? Sì, anche lui è venuto qui a Roma, ma ci sono diverse personalità. C'è anche il dottor Martegiani, che è insomma, una persona che nel corso degli anni è stata sempre molto vicina alle sorti del Teramo. C'è il manager della ASL di Teramo Fagnano. Ci sono politici, abbiamo visto prima Guido Campana, l'assessore Giorgio Di Giovangiacomo. Quindi, insomma, è chiaro che. Ecco, in questo momento stiamo vedendo il professor Di Giandomenico Sì, inquadrato insieme a proprio.
italiano. Proprio in questo, in queste immagini che abbiamo selezionato, proprio in coda a queste immagini, ci sono quelle che rappresentano l'avvocato di Gian Domenico che abbiamo filmato nella hall. Vi dico un'altra cosa, che nella hall del meno uno qui dell'NH Hotel si sono incontrati e praticamente ignorati i due presidenti, Aldo Delle Piane e Luciano Campidelli, si sono incontrati anche casualmente, ma non si sono neanche guardati, si sono del tutto ignorati. Pare, ma noi non abbiamo visto, ce lo hanno riferito e così diciamo ci sia stato un leggerissimo screzio a distanza tra il direttore generale dell'ASPRA Lovato e il presidente Campidelli, ma una cosa si è data immediatamente. E quindi insomma questo è un altro segnale della tensione dell'alta posta in palio che c'è all'interno di questo processo. Ma direi, Alfredo, se sei d'accordo, di vedere le immagini del presidente Campidelli che circa un quarto d'ora fa è uscito dall'NH Hotel e c'erano i tifosi proprio sulla scalinata d'ingresso dell'albergo che lo aspettavano e hanno osannato lui e il Terra. Una clip di circa 70-75 secondi che possiamo vivere live, così come l'abbiamo inviata poco fa. Bene. Ecco, Andrea, è finita adesso la clip, abbiamo visto Campidelli che si è cambiato nel frattempo, sì, rispetto all'arrivo, perché ha indossato... Ercole Cimiti è passato accanto. Sì, 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 è passato, sta andando via, ma insomma ha parlato prima, non è intenzionato, sta filando proprio dritto all'interno dell'NH Hotel. Però, dicevi bene, Alfredo ha indossato una mise diversa. Il presidente Campidelli è pronto a entrare nell'aula dibattimentale. A proposito, è ancora in corso il dibattimento per quanto riguarda il Catania. È iniziato con circa 15-20 minuti di ritardo. Ha preso subito la parola il procuratore aggiunto Gioacchino Tornatore, che sta facendo le veci di Stefano Palazzi, procuratore capo, che non è stato avvistato finora qui nei pressi dell'NH Hotel, neanche all'interno. Ha parlato anche sul caso Catania Gioacchino Tornatore, mentre nel primo grado aveva parlato Palazzi. Ci aspettiamo che dunque Tornatore sia il rappresentante della procura anche nell'ambito del processo del Teramo. Dopo Tornatore hanno iniziato a parlare i legali delle parti in causa. Ha rinunciato il presidente Pulvirenti a fare ricorso in secondo grado. Invece quando siamo saliti, abbiamo lasciato l'aula della sala stampa, stava parlando il legale di Piero Di Luzio, poco prima aveva parlato il legale dell'ex amministratore delegato del Catania, Pablo Cosentino. Dovrebbero essere tempi rapidi per l'udienza sul Catania, ora sono le 16:10, probabilmente dovrebbe parlare Edoardo Chiacchio per quanto riguarda il Catania, Chiacchio che difende anche il Catania Calcio, e poi si dovrebbe passare relativamente presto all'udienza su Savona Teramo. Però lo ricordiamo, siccome ci sono 11 posizioni individuali da trattare, ci sono 5 società coinvolte che sono Teramo, Savona, ma anche L'Aquila, Barletta, San Paolo Padova, non c'è il Barletta che è fallito, poi ci sono anche i rappresentanti di Ascoli, Gubbio e Forlì. È chiaro che se ognuno di questi avvocati dovesse avere un tempo minimo di, stimiamo, un quarto d'ora,
si andrà molto per le lunghe ed è difficile che la sentenza possa essere già comunicata questa sera. Probabilmente sarebbe anche più giusto che la sentenza, o meglio le sentenze, fossero comunicate tutte insieme, magari alla fine, magari domani pomeriggio, perché poi sappiamo bene che se esce la sentenza sul Catania si comincia a dire: beh, però se a Catania è andata così, al Teramo e a Savona deve andare in questo modo. Quindi non sarebbe opportuno probabilmente comunicare una alla volta le sentenze. Andrea, scusami, sì. Ci sono gli ultras del Teramo? No, lo avevano comunicato già nei giorni scorsi, si sono dissociati, hanno detto: noi non prenderemo parte alla trasferta, vogliamo essere equidistanti e aspettiamo il verdetto prima di pronunciarci. Molto opportunamente non ci sono tifosi dell'Ascoli. No, si era sparsa la voce questa mattina che potessero venire tifosi dell'Ascoli, ma in realtà noi non ne vediamo, quindi insomma confermiamo che qui all'esterno ci sono solo tifosi del Teramo, peraltro ora anche abbastanza tranquilli, ma abbiamo parlato anche dello spiegamento di forze dell'ordine, uno spiegamento importante ma che per il momento non ha trovato molto da fare, tra virgolette, perché comunque il comportamento dei tifosi teramani è assolutamente molto civile. Ricordiamo ancora, Alfredo, per onore di cronaca, che il Teramo deve cercare di ribaltare, così come il Savone, il verdetto di primo grado che vede le due squadre condannate in D con 30.000 euro di ammenda, i presidenti Campitelli e Delle Piane condannati per illecito con aggravante, illecito sportivo a 4 anni di inibizione e 100.000 euro di ammenda, stessa punizione per illecito sportivo per il DS sospeso del Teramo Marcello Di Giuseppe. Poi ci sono le altre parti che sono state incolpate di illecito sportivo, quindi l'ex consulente del Savona Barghigiani, l'ex calciatore del San Paolo Padova, ex di Teramo e Pescara anche Davide Matteini, per loro 3 anni e 6 mesi anche per l'ex consulente di mercato del Parma Giuliano Pesce. Insomma, queste sono le persone che sono maggiormente coinvolte dall'illecito, e poi c'è l'uomo l'asso, diciamo così, della Procura Federale, almeno così è stato presentato, Ninni Corda, che in primo grado ha avuto 2 anni ex articolo 24, quindi una pena che è stata ridotta perché ha collaborato, come prescrive l'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva. Ricordiamo anche che né Ercole Di Nicola, ma neanche Marcello Di Giuseppe sono presenti a questo processo di secondo grado. Ricordiamo che anche l'Aquila è interessata ed è rappresentata dall'avvocato Flavia Tortorella. In primo grado, per la responsabilità oggettiva imputabile ad Ercole Di Nicola, l'Aquila ha subito la penalizzazione di un punto per il prossimo campionato, e ovviamente l'avvocato Tortorella punta all'eliminazione di questo punto di penalizzazione, così come l'avvocato Libera D'Amelio punta al proscioglimento sia di Di Giuseppe sia di Di Nicola, ma quantomeno aggiungiamo noi all'eliminazione della preclusione, che è la punizione massima evidentemente per un dirigente che voglia lavorare in un contesto di Federcalcio, perché la preclusione dopo i 5 anni di inibizione impedirebbe al dirigente in questione, quindi a Ercole Di Nicola, di poter assumere degli incarichi ufficiali presso società che operano all'interno della Federcalcio. Ora c'è un momento di relativa calma, di relativa quiete, aspettiamo noi chiaramente l'avvio del processo, del dibattimento, per poter portare altri sviluppi. Ricordiamo ancora una volta che il collegio di difensori del Teramo si è arricchito di 2 nuove pesantissime figure, ovvero l'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli e l'avvocato molisano Giovanni Di Giandomenico. Senti Andrea, su quello che è successo nei giorni scorsi, sulle parole del Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e su questa polemica che è nata ieri tra la città di Teramo e il Premier, si è detto qualcosa? No, assolutamente no, non si è parlato per niente di questo argomento, perché è evidente che oggi tutta l'attenzione è rivolta allo sviluppo di questo dibattimento e a quello che sarà il verdetto definitivo. Possiamo dire che comunque sia quello che è successo nei giorni scorsi si può commentare in vario modo, comunque sia ha dato visibilità alla vicenda del Teramo, perché le parole di Renzi comunque sono finite su testate nazionali con anche le reazioni del pubblico teramano, dell'amministrazione comunale. Oggi c'era un articolo anche sul Corriere della Sera. Anche sul Fatto Quotidiano, ieri nel corso della seduta di allenamento che è stata disputata alle 16.30, a cui hanno assistito centinaia di tifosi teramani, gli ultras hanno esposto uno striscione piuttosto eloquente, anzi anti-Renzi, che noi non per ovvi motivi non citiamo in via letterale, ma comunque è stato visto anche sui
sui giornali, quindi è una vicenda che ha suscitato attenzione mediatica sul Teramo, ma oggi di questo praticamente non si parla, l'attenzione è tutta sul processo che inizierà, io suppongo, se non proprio alle 16.30, almeno entro le 17 penso che il dibattimento sarà partito. C'è qualche tifoso un po' più conosciuto dalle tue parti? Ho visto Guido Campana che si aggirava in zona, se possiamo recuperarlo magari, o anche l'assessore di Giovan Giacomo che abbiamo prima. Guido. Ecco, sta chiamando il consigliere comunale ed ex assessore al comune di Teramo, Guido Campana, Andrea Costantini. Allora torniamo con le immagini a Roma, eccolo qui, ecco Guido Campana. Andrea, se gli passi anche un auricolare magari, eccolo qui Guido, buonasera. A te, buonasera. Allora, come si sta sviluppando questo pomeriggio? Ritengo in maniera, e lo sto seguendo dal video, molto civile, questo è importante. Molto civile, vogliamo dimostrare che Teramo è una città civilissima, pulita e tranquilla. Abbiamo bambini, ragazzi, giovani, donne, uomini, ecco, per questo motivo vogliamo solamente incitare il Teramo e basta. Allora, mi arriva la notizia, non so Andrea Costantini se può mettere l'auricolare così. Andrea, mi sta arrivando la notizia che stanno entrando le parti all'interno dell'aula. Il Teramo sta per iniziare il suo processo. Ti risulta? Io ora sono qui sopra, quindi non ti so dire. Certo non vedo più nessuno, non vedo né gli avvocati né vedo dirigenti del Teramo che siano direttamente interessati. Ora magari andrò sotto e cercherò di informarmi nel caso. Bene, allora grazie a Guido Campana. Chiudiamo qui questo collegamento perché permettiamo ad Andrea Costantini di scendere sotto e seguire il processo. Noi torneremo con un'edizione straordinaria se il processo dovesse finire per le 18:30, vale a dire prima del telegiornale, con un collegamento con Andrea Costantini, e poi nell'edizione del TG andremo ad oltranza, perché vi ricordo che ore 21, questa sera c'è Velò, non perdete questo appuntamento, anche perché resteremo collegati con Roma e così con il ciclismo, con le problematiche del ciclismo metteremo anche quelle del calcio. Andrea, ancora mi senti ancora? Sì, ti sento Alfredo. Bene, allora chiudiamo qui questa edizione straordinaria, buon lavoro e andiamo a seguire questa udienza del processo d'appello per il Teramo, perché oggi è il giorno della verità. Ci vedremo all'incirca fra 2 ore e 2 ore e mezza e poi nel corso del TG. Grazie per averci scelto.